Buongiorno ragazzi, ricordo per chi volesse sostenere il canale, lo può fare solo gratis, iscrivendosi e attivando la campanellina. Non ci sono 19 giorni da qui alla scadenza di Octree per decidere, a parte hanno già deciso, non decidono gli ultimi giorni. Ci sono 10 giorni bancari, è diverso. Ci sono 10 giorni bancari, non 19 giorni. Bene, e tra l'altro, visto che ne stanno parlando in queste ore, vorrei ricordare due numerini. Vorrei ricordare due numerini. Il bond del 2022 per 415 milioni. Dice Giuse, ma c'è ritardo perché c'è una clausola che, se entra una nuova proprietà, va subito tolto il bond. Allora, sostanzialmente o trovano un accordo con gli investitori per sostituire una garanzia del bond oppure va chiuso. Quindi chi entra deve mettere 420 più 390 più 600. Quindi è questa la situazione, l'ho scritto anche in chat degli esonerati. Attenzione perché sta venendo fuori un grandissimo bordello con questo mondiale per club. Addirittura gli articoli delle maggiori testate internazionali dicono: delirio mondiale per club. Lo voglio leggere anche in giornale, va bene? Lo può leggere solo lui con i bollitori dell'acqua calda. Lo voglio leggere anch'io. Delirio mondiale per club. Io non chiedo soldi contro i costi e gli abbonamenti. Delirio mondiale per club. Sarà caos, contratti e bilanci. FIFA e UEFA cadono dalle nuvole. Che ne sarà degli accordi in scadenza e dei conti da chiudere entro il 30 giugno? Per non parlare del mercato aperto il 1° luglio. Quindi, riepilogando, visto che questo mondiale per club ci doveva salvare da tutti i problemi economici a detta di Pechino, io vi volevo ricordare che i 50 milioni, no, che loro è 50 milioni per il mondiale per club, stanno scendendo in maniera drastica. Questi 50 milioni che descrivevano loro, perché le stime si stanno riducendo. Poi ci sarebbero giocatori in scadenza di contratto che dopo il 30 giugno si svincolano. Questa è una competizione che finisce a metà luglio. Quindi cosa fai? A gennaio gli devi rinnovare il contratto a chi è in scadenza a zero. Gli devi fare un altro anno di contratto per farlo giocare un altro mese. Praticamente. Poi il mercato apre il 1° luglio, ma giocando là non ci sono incassi da botteghino, quindi tutti questi soldi. Chi è che va un mese in USA per vedere giocare l'Inter al Mondiale per Club? Cioè, o ci va qualche miliardario, oppure le persone normali che lavorano, penso già a malapena si possa permettere, le persone si possano permettere i costi di uno stadio. Pensa se la gente va in USA a vedere giocare l'Inter, quindi non hai botteghino, hai scadenza di contratti, per i bilanci non si sa come tu possa fare. Per come la vedo io, e saluto Francesco, è tutta una mossa questo torneo per promuovere Mondiale 2026, cioè è un torneo per super ricchi che non hanno problemi di budget, secondo me, questo mondiale per club, dove noi ragazzi, con tutto rispetto, ci entriamo molto, molto poco tra quei colossi lì mondiali. Parlo per la situazione finanziaria, anche perché noi non abbiamo una struttura finanziaria che ci permette di andare lì e vincere il mondiale per club. Se dobbiamo poi andare lì a fare la passerella, quello è un altro discorso perché ci servono giocatori che noi non abbiamo. Noi abbiamo una rosa stremizzita di 13-14 giocatori, lo abbiamo detto più volte. Quindi cosa vai a rappresentare lì? Vai a rappresentare, sì, che sei campione d'Italia, ma rappresenti anche una situazione finanziaria distrutta, almeno che, come penso io, cambi subito la proprietà. Ma poi dopo c'è, cioè, davvero, mi dice Francesco, ma immagini se Lautaro, Thuram o Pavard volessero fare pure le Olimpiadi dopo Europei e Coppa America. Cioè, questo mondiale per club, ragazzi, sta creando un caos allucinante anche per la costruzione della rosa per il prossimo anno. Cioè, ci sono circa 70 partite. Questo comunque perché ho fatto questo video? Perché tutta questa pioggia di milioni, l'ennesima pioggia di milioni che poi sono sempre dei bicchieri di acqua che devono riempire una vasca tutta questa pioggia di milioni, perché purtroppo noi, nonostante una stagione fantastica, magnifica, perché questa squadra anche in Champions ha dimostrato
contro l'Atletico Madrid di poter andare avanti. Non sei andato avanti perché purtroppo avevi un attaccante titolare infortunato e quello in panchina non lega nemmeno le scarpe al titolare e si è mangiato l'impossibile. Io lo ripeto fino alla noia. Io, se al posto di Arnautovic, Inter, Atletico Madrid, ci mettevi, non lo so, un attaccante normale, secondo me quella partita la portavamo a casa. Quindi anche lì, per mancanza sempre di investimenti, sei andato fuori dalla Champions League. Pensa te se con Taremi e Zielinski vai a fare cinque competizioni il prossimo anno e con la rosa più vecchia di un anno. Quindi se vuoi partecipare a queste competizioni dove non ti riempiono di soldi, anzi dove ti mettono nel caos più totale fra contratti, i bilanci, gli acquisti da fare, devi essere strutturato e noi ad oggi non siamo strutturati, secondo me, per fare un mondiale per club, anche perché non ti riempiranno di soldi. Per quello che riguarda poi dopo, tutti rispettando tutti quelli che adorano, che venerano, che idolatrano questa specie di proprietà, io sono dell'idea che con una proprietà normale negli ultimi 3-4 anni, nonostante il miracolo sportivo di quest'anno, perché quest'anno si parla di miracolo sportivo, con una proprietà normodotata, con possibilità di minimi investimenti e non con questi mercati a zero che hanno rotto i coglioni, noi negli ultimi 3 anni avremmo vinto molto di più e avremmo la seconda stella già dall'anno scorso. Ciao Inter!